Ciao ragazze, allora, altra postazione, sono sul divano di casa, ma ho pensato di fare un video tag. Questo video tag non so se è mai stato fatto, io in giro non l'ho visto e ho pensato, ma vediamo un po' di fare un'altra cosa che a noi donne fa impazzire, cioè le borse. Io ne ho tantissime. Ne ho sia qui che a Pescara molte di più, ma anche qui siamo sulla buona strada. E ho pensato, ma le mie 5 borse preferite. Quindi lancio questo video tag e vi faccio vedere le mie 5 borse preferite. Allora, è entrata di prepotenza la mia nuova borsa. Presa all'H&M 2 settimanelle fa o una, non era in saldo, però l'ho pagata sui 20 euro, quindi non tantissimo. Ed è fatta così, questa è davanti, ha una tasca che a me piace tanto davanti, e ha insomma, una specie di, naturalmente non è pelle, però è fatta con diversi lami e quindi diverse trame che danno questo effetto di diverso, un po' più lucido e questo è un po' più opaco, capite? Questo è un po' opaco e questo è un po' più lucido. Poi questo ha bellissimi dei manici, così a treccia, stupendo. Quindi una la porta così ed è gigante, ma si usa ed è capientissima, è bella bella bella. Poi la mia vecchia borsa, insomma quella nera, ha sostituito diciamo questa perché questa la devo far aggiustare, ma è comunque la mia preferita e non ha niente di che, ha solo che si è sganciato qui il gancetto che regge e devo farla aggiustare, ma se no non ha niente di male. E questa della marca Freeze Company, quella con il formaggio, questo fiore qua, non so, qua sono tutti brillantini, qua queste tre, vedete, come si chiama? Tipo cinte, insomma, l'accettini. Fatta di stoffa, stile tipo jeans, ma non è jeans. Questa è pelle, questa è tutta pelle, ha sia il manico lungo che quello corto, e qui sempre il simbolo con quest'altro pezzettino qui. Questa l'ho pagata un po', è bellissima, anzi è stato un regalo. Poi, quindi questa seconda. Terza borsa, sicuramente sempre H&M, H&M, questa viola presa 3 anni fa con il fiocchettino, un po' vintage, queste riprese morbidissima, fintissima, ma ci piace così, viola, stupenda, ma qua ci piace la luce, ci farò un pensierino a fare i video qui sul divano ed è. Questa l'ho già fatta vedere nel video che avevo della borsa, cosa avevo nella borsa, siccome ho cambiato borsa e quindi questa ritorna nell'armadio, ma è sempre una delle mie preferite. Poi una borsa che ho stra usato, questa nella busta, questa è inverno, adesso l'ho rimessa a posto, è questa qui, come vedete. Diciamo, tre mani mie, ma questa l'ho presa al negozio dove lavora mamma. Beh, si può tenere sia così ed ha questa tasca con la zip, o si può rimettere come l'avevo io infatti la porto così perché è comodissima,
la porto, la metto ed è super 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 comoda, infatti l'ho stra usata quest'inverno. Ecco, dov'era? E già non la ritrovavo più. Vabbè. E quindi questa. E come ultima borsa, ne ho altre abbastanza stravaganti, ma vi faccio vedere quelle che insomma uso di più. Siamo sì le preferite, quindi quelle che si usano anche di più. E questa qui, argento, con questo fiore sempre argento. Secondo me è favolosa, questa io la amo. Vedete questo colore qui? Adesso vedete un po', è argentata. Vedete il riflesso della luce, purtroppo. È stupenda, si apre così. Vedete? Così la boccettina non è grande da portare a mano, ma anche così. Però a mano. Ed è bellissima. E poi vi faccio vedere l'ultima borsa che ho fatto io questa volta. Ed è la borsa che ho fatto con i miei vecchi gigantissimi jeans, che appunto erano giganti. E io ci ho fatto la borsa. Adesso guardate che c'è questa cosa davanti. Fatto così, sotto ci ho messo io, ho fatto tutto a mano, infatti si vede, vedete questi qua, qui li devo togliere, devo riuscire. Questa l'ho presa da un'altra borsa, che è un fintissima pelle, un'altra borsa che devo levare, io ho fatto tutto a mano, ho fatto le riprese e tutto. Ed è uscita così, simpaticissima secondo me. E niente, questa è solo per farvela vedere, ma non è la mia preferita. E niente, queste sono le mie 5 borse preferite. Se vi va, mettete il vostro video risposta qui sotto, io le accetto volentieri e aspetto di vedere le vostre borse. Magari ci sarà anche un altro video con altre mie borse che vi farò vedere, non lo so. Vediamo. Ciao!